Perché vorrà sentirmi sicuro, dato che sono in live, quindi chiamiamo Samara, perché no? Vado ad aprire la finestra e finisco il discorso. Se riesco, perché non lo so, mi sembra che me lo stiano impedendo le forze della natura di finirlo. Però va bene lo stesso. Vediamo se ce la facciamo a finire il discorso. Bene, stavo dicendo, forse ce la facciamo. Quindi, cosa stavo dicendo? Ok, faccio il colloquio con tutti i professori, mi dicono che secondo loro era meglio che io mollassi la scuola perché tanto non, cioè, non avevo le basi per le materie, mi sarei dovuta studiare in un anno i 4 anni prima, che non era una cosa fattibile perché comunque io lavorando faccio anche altre cose al di fuori della scuola. Però non volevo mollare la scuola. Grazie papi, ma detto che sono bella. Ah, che carino! Non volevo mollare la scuola, perciò ho detto no, non la molliamo. Cosa facciamo? Mollo la scuola dove ero prima? E mi riscrivo nella mia scuola a Valera Fratta perché avevamo scoperto che potevamo fare tipo l'iscrizione privata, nel senso che le lezioni normali loro le fanno e poi i professori mi mandavano il materiale della lezione che avevamo fatto, perciò studiavo da sola, che era una cosa fattibile perché io ho sempre studiato da sola, comunque ce la facevo. Perfetto, quindi iniziamo questo percorso, mi arrivano i libri, studio, comunque ho fatto un sacco di robe. Cosa succede? Cosa succede? Arriva il periodo nero, ok? Arriva il periodo brutto della mia vita. Quindi io da Stardust che ero, ho fatto un mese fuori da Stardust a casa mia. In quel periodo io ero arrivata al fondo, nel senso che io ero presente l'oceano, io nel fondale lì con la testa e non capivo più niente, cioè io è stato veramente il periodo più brutto della mia vita, anche perché mentalmente io non stavo bene, zero, nel senso che era veramente un periodo brutto, perciò con la testa non ci stavo, ho perso tutto quel mese lì di studi, perché comunque stando male, io stavo sempre in casa, uscivo pochissimo, non studiavo perché stavo male, e quindi ragazzi sono arrivata a mese scorso che mi mancavano 2 mesi di scuola e che non ero per niente preparata. Io ho provato a riprendere tutti i ritmi quando mi sono un attimo rimessa in sesto, anche perché, raga, ve lo giuro che quel periodo della mia vita non è stato facile per niente. Uno può dire puoi fare la vittima quanto ti pare, ma scommetto che tutti quelli che stanno dicendo puoi fare la vittima come ti pare, puoi fare quello che vuoi, non è vittimismo, è semplicemente il fatto che se anche uno di voi si fosse messo in posizione con tutto quello che stava succedendo, con tutto l'odio che stava arrivando, con qualsiasi cosa dietro, perché poi non c'era solo quello, c'erano di mezzo altre mille robe, più il lavoro, perché comunque vado in radio, faccio le sponsor, faccio un sacco di roba, vado i viaggi, avanti e indietro. Non era una cosa facile e fattibile. Però io ho sempre voluto continuare la scuola fino all'ultimo, cioè fino al mese scorso io ero lì che provavo, ah, devo provare a studiare, ce la devo fare. Non ce l'ho fatta, siamo arrivati una settimana fa, dove avevo visto che 2 settimane fa, quando comunque ho finito la scuola, che non ero arrivata a buon punto, che non avevo delle materie al top, perciò ho deciso di lasciare la scuola, ma fermi tutti, fermi, questo non significa che io lascio la scuola, non sono diplomata, questo significa che a settembre io ricomincio, comunque il più presto ricomincio e finisco la scuola. Io non ho intenzione di non finire la scuola. Ho intenzione di diplomarmi e di continuare a studiare perché ho sempre detto che la scuola è importantissima e penso che sia importantissima e per me è una sconfitta il fatto di non aver finito l'anno. Però, appunto, ragazzi, non è stato causato da me, semplicemente ho fatto il cambio di scuola a settembre. Quella scuola lì non era adatta a me, nel senso che la metà delle materie che c'erano io non le sapevo, quindi avrei dovuto studiare 5 anni di quelle materie. Ci ho provato, i voti erano pessimi, ho fatto il colloquio, i professori mi hanno detto: Samara, non va bene questa scuola per te, ti lasciamo, cioè ti diciamo che è meglio lasciarla. Io non volevo lasciarla, ho lottato fino all'ultimo per cercare una soluzione, ho trovato una soluzione grazie al mio papà. Siamo andati nella mia scuola vecchia, ci siamo riscritti, c'è stato il periodo più brutto della mia vita dove mentalmente non capivo nulla, ma proprio zero, e quindi ho perso quei 2 mesi. Quei 2 mesi erano fondamentali perché comunque mancava un mese a giugno e avrei finito, perciò ragazzi la situazione è questa, è per quello che io non ho avuto l'esame di maturità oggi, ma questo non significa che non mi diplomerò, anzi io studio, leggo, mi informo, studio anche altro, recitazione, dizione, cioè io mi impegno, la scuola per me è importante, lo sapete benissimo, ho sempre voti altissimi, quindi non sono ignorante, perciò
non sono una persona ignorante per niente, anche perché diciamo che non è il mio punto. E quindi in sostanza, appunto, faccio un riassunto, io non ho finito quest'anno per questi motivi, non perché ho preso dei brutti voti o non perché sono stata bocciata, anzi, andavo abbastanza bene. Però a settembre si ricomincia comunque il prima possibile, si ricomincia più carichi possibili, mi concentrerò molto anche su quello, oltre a tutti gli altri progetti, ma dato che sarò anche più, poi vabbè, a settembre vedete perché ci saranno un sacco di novità, tantissime novità, io sarò anche più tranquilla rispetto a 3 mesi fa che ero praticamente caduta in un limbo nero. E niente, quindi questa è la cosa, ve lo volevo comunicare, ve lo volevo dire, ve lo volevo raccontare perché è giusto dato che me l'avete chiesto. Però ragazzi, io il messaggio che voglio trasmettere è che cercate sempre di finire la scuola, è importantissima. Io ve lo dico perché ci sono rimasta, ve lo giuro, male io stessa di non averla finita, ma appunto ho provato a fare di tutto per fare in modo che andasse bene. Però ragazzi, periodo nero, lavori, la radio, tutto quello che ho fatto in sé mi ha portato a non riuscire a starci troppo dietro. Ci ho provato proprio con tutta me stessa. Non sono neanche troppo delusa da me perché alla fine mi sono impegnata. E niente, quindi questa è la situazione. Però ragazzi, mi raccomando, importantissima. L'intelligenza non si basa sui voti, non per forza sui voti alti sei intelligente, ma infatti non ho mai detto questo. Però mi ricordo che tipo anche l'anno scorso, quando era successa la stessa cosa a Laura, che Laura è stata bocciata, l'hanno massacrata di insulti perché è stata bocciata, ma in realtà ragazzi dovete semplicemente mettervi nei panni delle persone e cercare di capire la situazione, perché non, secondo me non bisognerebbe mai permettersi di insultare un'altra persona per una scelta del genere, soprattutto se vi ha, cioè, capito queste cose qua, ma sei pazza. No ragazzi, l'anno prossimo è per forza. A settembre ricominci in quinta, giusto? Sì, ovviamente l'anno prossimo si ricomincia in quinta perché l'anno scorso, appunto l'anno scorso, nonostante fossi Stardust e tutto il resto, la scuola l'ho finita, ho preso pure la media dell'8, perciò perfetto. Ma se cambi scuola ti possono bocciare e ripeti l'anno? Allora, contate che io ho appunto promossa il quarto anno, mi manca soltanto il quinto. Ho fatto 2 cambi di scuola in un anno, perciò è una cosa che si può fare. Mi dispiace, sì, anche a me mi dispiace un sacco, però purtroppo ragazzi. Ecco, l'unica cosa che ho sofferto, che mi ha fatto stare un po' male, tra virgolette, è stato il fatto che non abbia vissuto la fase finale delle superiori con i miei compagni vecchi. Quello sì, perché vedevo le storie che erano tutti insieme, l'hanno finito con la classe completa e mancavo solo io. E quello mi è dispiaciuto veramente tanto, soltanto che è una cosa impossibile. Io vivo qui. Quindi dal momento in cui io vivo qua non posso andare tutti i giorni fino a Lodi, che è 1 ora e 20 da casa mia, da qua. Sia per quanto riguarda la patente, sia per quanto riguarda che non ho la patente. Ah, tra l'altro sto studiando appunto anche per la patente, quindi non sono una persona che non studia, però a breve darò l'esame, sperando che vada bene, ma non si dice quando perché porta sfiga. Quindi questo è, io spero che voi abbiate capito la mia posizione e che non l'ho fatto perché non studiavo, perché andavo male a scuola, anzi. E in bocca al lupo a tutti quelli che avranno gli esami in questi giorni e che li hanno avuti oggi. Ma hai trovato tanti amici nella scuola nuova? No, in realtà nessuno, assolutamente nessuno. C'era una ragazza molto carina con cui mi scrivo tuttora, però non è che si può definire amica, che lei mi ha aiutato, però diciamo che come scuola non era bella, mi trovavo super male, però la scuola volevo farla, cioè è importante. Però ricordati che il voto non ti descrive la persona che sei, l'ho sempre saputo questo, quindi grazie. Tu facevi lezioni da casa, allora da settembre a dicembre non facevo lezioni da casa, ma facevo lezioni in presenza. Poi la scuola mi aveva detto appunto di cambiare, mi sono iscritta ancora a Valera Fratta e facevo lezioni da casa, nel senso che loro facevano la lezione normale e poi a fine lezioni mi mandavano tutto il loro materiale, quindi quello che avevano fatto, le pagine, i compiti, e io come loro dovevo fare tutto quello che mi dicevano praticamente. E questa è la situazione. Io sono contenta che voi siete stati qua dentro comunque ad ascoltarmi, che vi abbia fatto piacere il fatto che ho condiviso con voi questa cosa. Voi fatemi sapere come va, mi raccomando. Studiate sempre, mi raccomando. E non vi, secondo me, un'altra cosa che vi vorrei dire è non vi abbattete se un anno non dovesse andare bene. L'importante è che ci riprovate e che ci mettete tutto voi stessi, perché questa è la cosa fondamentale. Tipo l'anno scorso il mio migliore amico è stato bocciato, i genitori si sono incazzati tantissimo, però l'anno del mio migliore amico
era un anno un po' di merda, nel senso che stava male anche lui, non si trovava bene, tutto il resto. I genitori poi l'hanno capito, infatti quest'anno qua è stato promosso ed è fortissimo. Quindi tranquilli, che se per una volta succede che non va bene, l'importante è riprovarci e fare in modo che vada bene. E questa è l'unica cosa che volevo dirvi. In bocca al lupo a tutti, vi mando un bacio grandissimo, in bocca al lupo anche a tutte le mie colleghe e i miei colleghi che stanno affrontando la maturità. Spero che vada bene, impegnatevi, studiate e niente, quindi questa era la cosa importante che volevo dirvi. Vi mando un bacio e ciao a tutti.